in morte del fratello Giovanni. Allora, chiedo, chi di voi ha già letto, sentito questa poesia? Normalmente la vedete tutti, la leggo? Perfetto. Che domande dobbiamo avere per leggere questa poesia e trovare delle risposte? Perché il livello del io cerco, io ci sono, è quel livello in cui io trovo delle risposte. Ragazzi, non c'è risposta se noi non poniamo una domanda. È l'esempio che conoscete bene delle fragole. Quelle fragole che uno non aveva visto lungo il sentiero, le trova sopra, in cima e poi le vede lungo tutto il sentiero. È la stessa cosa a scuola. Se avessi letto in morte del fratello Giovanni, vi citerò, farei tutto il resto. Potete ripetere, ma se non ci siete voi con delle domande, non portiamo a casa nulla. Quali sono secondo voi le domande prima di leggere una poesia intitolata Il morte del fratello Giovanni? Che domande dovete avere? Ditemi, alzate la mano. Che domanda vi viene? Sia chi l'ha letta, sia chi non l'ha mai sentita. Dimmi. Che rapporto aveva con il fratello? Bravo. Allora, scrivete voi, fate prima. Che rapporto ha con il fratello? Poi, ancora. Che domande possiamo porre alla poesia? Il sentimento che ha provato Foscolo. Poi ancora. Vai. Come mi pongo di fronte alla morte? Benissimo. Poi. Vai. Se ha dei bei ricordi. Se ha dei bei ricordi. Poi ancora. Perché tutte queste domande ha dei bei ricordi nella poesia. Foscolo dirà dei ricordi che ha del fratello. Vedete, più domande abbiamo, più noi attiveremo la poesia, avremo da dire. Se io non ho nessuna domanda nella poesia non potrò dire niente di originale. Se invece ho delle domande originali, cioè che partono da me, la poesia sarà viva. Che altre domande possiamo porre? Come affronterai il dopo? Come? Affronterai il dopo. Come affronterà il dopo? Cioè la morte del fratello cambierà, porterà dei cambiamenti alla sua vita. Poi ancora? Voi avete mai perso una persona cara? Allora, guardate che io quando parlo di questi giorni ai miei studenti, dico, domani l'uno è la festa dei santi, due è la festa dei morti. Non si capisce se ho perso una persona cara oppure no. Perché quei giorni si attivano, se uno percepisce il senso. E quando è che tu percepisci il senso? In due situazioni. O se l'hai già provato e sai cosa vuol dire perdere un caro, oppure se ti metti nella situazione del e se perdessi il babbo o la mamma o la nonna o un amico caro o un'amica cara, cosa accadrebbe? E io cosa racconterei? Perché la domanda che ci vuole qui, prima di leggere la poesia, è: ma io come avrei raccontato la morte di mio fratello o la morte di mio papà o la morte dell'amata? Questa è la domanda che ci deve essere. E ancora, ma voi avete mai scritto qualcosa perché avete perso qualcuno? L'avete fatto? Bene, allora se volete centrare con la poesia, dovete provare una volta, io lo dico ai miei studenti, provate a scrivere una poesia. Provate a scrivere una poesia per la donna che amate. Vedrete come leggete Petrarca o Leopardi in maniera diversa. Perché? Che esperienza farete? L'esperienza che... Chi è che ha scritto poesie per una persona che amava? Che esperienza si fa? Quando devi trovare le parole, che esperienza fai? È complicato trovare le parole, perché è una cosa indescrivibile. Ha già detto una cosa, la poesia è essere fatto, Dante dice che il poeta è il miglior fatto del parlare materno, Purgatorio 26, fatto del parlare. Il poeta è come un fatto, ma non lavora al ferro, lavora le parole. E tu non puoi giudicare Petrarca, Leopardi o quant'altro se non capisci che è difficilissimo trovare le parole giuste. Lei ha detto non ci sono parole, perché è la cosa più vera. Ragazzi, quando uno leggerà il Paradiso scopre che Dante si inventa il transumanà, significato del verbo non si morina. Parla di inviarsi, intuarsi, inventa le parole. Se tu sei poeta puoi inventare le parole per dire quello che non è inesprimibile. Perché se io parlo di un'esperienza grande come quella dell'amore, faccio l'esperienza che scrivendo abbasso, dico ma no, ma è più profondo di quello che sto dicendo. E se parlo della morte, quello che provo è più profondo.
Io ho scritto una poesia per la morte di mio padre, l'ho scritta, no? Una poesia per la morte di mio padre, ma sempre l'impressione era che non bastasse, non bastasse. Allora, non basta, quando studi non basta, quando scrivi la poesia non basta. Dante ha chiuso la Vita Nova dicendo che quello che aveva scritto per Beatrice che era morta non bastava, doveva studiare tutta la vita per arrivare a scrivere quello che mai nessuno aveva scritto, e quindi componeva la Divina Commedia. Lo promette di scrivere quello che nessuno ha mai scritto, e quando arriva al Paradiso al primo canto lo dice che non ci sono le parole adeguate per esprimere quello che ha visto là in Paradiso. Allora, scrivere la poesia ha a che fare con trovare le parole e mettere le tesserine nel puzzle e dirsi: ma Foscolo l'ha collocata in quella posizione giusta, io avrei raccontato la stessa cosa. Ma non basta, perché Foscolo non si percepisce da solo. Foscolo vive in un momento in cui si è in comunione con i grandi dell'antichità. Quando parlate di neoclassicismo, significa essere in comunione con i grandi dell'antichità, vuol dire i greci, i latini, coloro che hanno parlato di cose grandi. Allora Foscolo deve raccontare del fratello che si è suicidato, va a capire cos'è accaduto, scopre che il fratello era silenzioso da un po' di tempo, era un po' di tempo che non parlava, e poi ancora però si chiede: ma gli antichi, c'è qualcuno che ha parlato della morte di un fratello? E c'è qualcuno che ha parlato della morte di una persona cara? Perché Foscolo vive il neoclassicismo come rapporto con amici che hanno già raccontato di questo. E allora uno non può capire quanto è il fratello Giovanni se non ha in mente che già qualcuno di grande dell'antichità aveva parlato della morte del fratello. Chi nell'antichità aveva parlato della morte di un fratello? Ragazzi, Catullo. Catullo aveva dedicato il Carme 101 alla morte del fratello. Multa spergentes, multa perecora vectus advento ad asmisa in sferes. Allora, se uno legge Catullo e dice multas per gentes, allora passando di gente in gente e multa perecora vectus e trascinato per molti mari giungo sulle tue misere spoglie, e poi dice per parlare con mutancinerem, per parlare col tuo cenere muto, mutancinerem. Ma capite che Foscolo quando dirà: undi io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, beh, vedrai, capite? Per parlare con la tua muta cenere, la madre o sol sudditando prendo, parla di me col tuo cenere muto. Allora Foscolo volontariamente ti dice: tu devi sapere che quello che ho provato io è quello che ha provato Catullo 1800 anni prima. 1800 anni prima Catullo è andato sulla tomba del fratello in Bitinia. Catullo ci è andato, mentre Foscolo non ci andrà sulla tomba del fratello. Allora Foscolo cita Catullo proprio all'inizio, ma l'allusione si chiama, a livello poetico, ragazzi, è una figura retorica che è fondamentale. Se io scrivo, se io faccio, se io realizzo un film, se io dipingo, sono sempre in rapporto con la memoria letteraria, con i miei precedenti. Creare non è, come dicono oggi, creare ex nihilo, dal nulla. Quando tu crei, quando tu scrivi, quando tu dipingi, hai in mente tutto ciò che ti ha preceduto. Foscolo ha in mente Catullo che parla del fratello morto, e qui dovremmo andarci a leggere Catullo, il Carme 101, che non facciamo, no? Ovviamente non possiamo farlo in questa sede, ma uno dice: l'allusione vuol dire che Foscolo sovrappone al suo testo tutto quanto ha raccontato Catullo per il fratello morto. Ma poi Foscolo ha in mente il testo, secondo me, più tragico di tutta la letteratura latina: un uomo che perde la donna per due volte. Avete mai sentito parlare di un uomo che perde la donna per due volte? La donna era morta, e poi resuscita, e poi rimuore, e poi per colpa sua muore di nuovo per la seconda volta. Che storia è? Che è? Alzate la mano. Orfeo gli dice, chi l'ha detto? Bravo. Allora, Orfeo gli dice:
veramente la storia più tragica. Avete mai sentito parlare di una storia peggiore di la mia donna è stata riportata alla vita? Riesco, grazie alla mia capacità, perché Orfeo aveva perso, lui dice, e Eurydice era stata morsa dal serpente mentre veniva inseguita da Aristeo, che voleva violarla. E così Orfeo, con la sua capacità poetica, va nell'Ade, e con la poesia riesce addirittura a commuovere le divinità dell'aldilà, e riesce a far sì che possa rompere le leggi dell'aldilà, in modo tale che Eurydice possa essere riportata qui sulla terra, ma con un patto che lui non si volga mai. E Orfeo va trionfante verso la luce e Eurydice è dietro. Ma a un certo punto, arrivando sulla soglia, in memore di quel patto si volta e Eurydice è persa per sempre. E dice, e c'è Eurydice che protende le mani e Orfeo che cerca di agguantarla per strapparla, ma non ce la fa. E è Virgilio a raccontarlo, e siamo nelle Georgiche. Il quarto libro scrive Virgilio in Val d'Aspe: Tibi tennes eu non tua palmas. Facciamo la fatica del latino anche per chi non l'ha fatto, perché tradotto è potendo le palme, ahimè non più tua, verso di te. Ma io deluse a voi le palme tendo. Ragazzi, Foscolo scrive: ma io deluse a voi le palme, cioè le mani tendo. Vedete che è inequivocabile che Foscolo sta riprendendo la storia di Orfeo e dice. E qual è l'effetto nel parlare di lui e del fratello e dire che è come la storia di Orfeo e dice, è come aver perso l'amata per due volte? L'effetto è quello di dire: il mio dolore è atroce, il dolore più forte che ci possa essere, quello di essere tu protagonista della salvezza della tua donna e perderla per colpa tua, sei colpevole addirittura. Infatti Orfeo poi come finirà? Che verrà stranato dalle Baccanti, perché non si vorrà più concedere a nessuna donna, e verrà stranato dalle Baccanti e la sua testa vagherà nel fiume della Tracia e griderà per tre volte Eurydice, Eurydice, Eurydice. Quindi Orfeo si sarà consacrato a quell'amore per sempre. Allora, ma se io non arrivo al fatto che Foscolo in Morte del fratello Giovanni mi sta citando l'amore di Catullo per il fratello e l'amore di Orfeo per Eurydice, ragazzi, ho perso tanto. Perché cosa ho perso? Ho perso com'è la modalità di lavoro di un poeta neoclassico. Come lavora un poeta neoclassico? Avendo in mente i testi dell'antichità, chiedendosi: ma come l'hanno detto gli altri, che magari lo dicono meglio di me? Ma andiamo avanti. Nella poesia, ragazzi, Foscolo vuole inserire anche la madre. Avete in mente quella Diamantina Spatis di cui vi ho parlato prima? Una madre che ha tanta fede. Foscolo nella poesia dice che lui non andrà probabilmente sulla tomba, perché sarà sempre a vagare di gente in gente, in perenne esilio. E allora ci vuole una madre che sia piena di fede, che è vecchia e piena di fede. La madre, orso il suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cedere muto. Chi è che mi dice qual è la figura che nella storia della letteratura rappresenta un vecchio che ha tanta fede e che lascia la famiglia per andare a vedere la Veronica, il volto di Cristo a Roma? Chi è? Chi è quella? Qual è la poesia? Memoria letteraria. Qual è la poesia in cui si parla di muoversi del pierello, la nuta bianco? Petrarca. Allora, come fa? Scrivete, terzo punto. Per parlare della madre, Foscolo utilizza una poesia per eccellenza in cui si presenta un vecchio che fa un sacrificio incredibile, abbiamo parlato di strappo, di sacrificio, e che dice: abbandono la mia famiglia sapendo che forse non tornerò mai più a casa. La lascio per andare a vedere il volto di Cristo che viene esposto a Roma. E che cosa fa Foscolo? Si chiede: ma come l'ha raccontato questo vecchierello Petrarca? Petrarca ha scritto: indi, traendo poi, indi, traendo poi
l'antico fianco, per le estreme giornate di sua vita, per le estreme giornate di sua vita. Cosa dice Foscolo sulla madre? La madre o sol suo di tardo traendo. Vedete? Traendo l'antico fianco, le estreme giornate di sua vita. La madre o sol suo di tardo traendo. È musica la poesia. La madre o sol suo di tardo traendo. Passo 1-2. La musica della poesia sottolinea la lentezza di questo vecchio, la lentezza di questa madre. La madre di Foscolo è come il vecchierello del Petrarca. Ha la stessa fede che aveva il vecchierello del Petrarca, che abbandona la famiglia per andare a Roma, non sapendo se tornerà a casa. Allora, vi è chiaro cos'è la memoria letteraria? Voi avete studiato il neoclassicismo? Cosa ci dicono sul neoclassicismo? Che il neoclassicismo è rifarsi ai classici. Ma avete capito operativamente cosa vuol dire rifarsi ai classici? Se tu scrivessi una poesia, avresti un taglio neoclassico, cioè andresti a vedere cosa hanno detto gli antichi, vorresti un taglio totalmente originale, cioè non volendo rifarsi agli antichi. Foscolo ha in mente gli antichi, come gli altri hanno raccontato dolore. Allora, a questo punto, noi possiamo leggere il sonetto cercando di andare a rispondere alle domande che voi gli avete posto, ma avendo capito che scrivere non è inventare da zero, scrivere è innovare partendo da una tradizione, è fare qualcosa di nuovo partendo da qualcosa che c'è già. Per un neoclassico come Foscolo, scrivere è raccontare facendo qualcosa di nuovo a quello che già c'è. Allora, per capirlo, ripeto, se volete capire la difficoltà, dovete prendere in mano la penna e provare a trovare le parole per raccontare una donna amata, per raccontare un dolore, per raccontare una perdita. Se no, saremo giudici spietati senza capire che trovare le parole vuol dire condividere qualcosa dell'atto del creatore. Perché poesia in greco è creare, no? L'atto del creare, tutto ciò che ha a che fare col creare è poesia. Allora, proviamo a leggere la poesia e vediamo se Foscolo parla tanto del fratello, se parla dei ricordi, se parla di quello che gli è accaduto. Proviamo a leggerla. Anzi, do a voi la parola nella lettura. Chiami? Io? Sì. Dai, vai, leggi. Un dì, io non andrò sempre di gente, mi vedrai seduto sulla tua pietra. O fratello mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. Fermiamoci, ragazzi. Un dì. Avete visto come già fermo? Un dì sembra proiettato in un lontano futuro, un dì, e ci fermiamo. La musica è poesia, nell'antichità la poesia veniva accompagnata con veniva cantata, le poesie di Dante venivano cantate e accompagnate con la musica. Casella ce lo dice, no? Un dì, se io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, di popolo in popolo. Ma ragazzi, abbiamo mica visto prima che Foscolo è stato in esilio di città in città senza patria. Qui c'è tutto il Foscolo che ha nostalgia della patria perduta e che parla di sé. Se io non andrò, ragazzi, non c'è il dolore del fratello, qui c'è il dolore per la sua condizione di esiliato. Un giorno, se io non andrò sempre in fuga di popolo in popolo, mi vedrai seduto sulla tua pietra, sulla tua tomba. Oh mio fratello, facci l'affetto, compare l'affetto, fratello mio, gemendo, piangendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. Il fior, uno può leggere assoluto metafora, o uno può dire, ma guardate come è bello trovare le parole, per invece di dire giovinezza, uso una parola che sta per giovinezza. La giovinezza è bella, sì, è come un fiore. E allora piango non la giovinezza, ma piango il fiore della vita. La giovinezza è il fiore della vita, metafora. E per dire che lui non tornerà mai a casa, chi mi dice quale artificio retorico utilizza per dire che c'è uno stacco tra lui e la patria? Fuggendo di gente in gente, seduto sulla tua pietra, gemendo il fiore. Cos'è questa cesura che c'è alla fine del verso? Lasciamo, ma allora, ma uno non mi dice
ragazzi, ci sono gli Anshambama. Uno dice, ma ecco il poeta, per far capire che non torna mai a casa. Spezza, capite? Spezza il verso. Allora anche qua, metterci il senso. Come fargli a trasmettere la lontananza? Come ha voluto? Se voi doveste fare un quadro per indicare la morte, cosa rappresentereste? Magari usereste il nero, chissà quali colori. Bene, qui vuole dire, io utilizzo lo stacco, la cesura, la sciamana. Sarò lontano da te sempre. E soprattutto ti dico, hai in mente Catullo? Ricordati di Catullo, perché così la mia poesia è più dolorosa. Ma anche qua il poeta ha bisogno di qualcuno che sia intermediario. Nella seconda quartina ecco che c'è la madre. Sentite la musica della poesia. Per capire la poesia si legge un metodo, si legge ad alta voce. Ragazzi, è parola. La madre o sol, suo di tardo traendo. Sentite gli accenti, ritmo. È basso 1-2. Non è un balzer viennese lunga breve, è 1-2, 1-2. La madre o sol, suo di tardo traendo. Parla di me col tuo cenere muto. Ma come? Foscolo? Sta parlando del fratello morto o sta parlando ancora di sé? Parla di me col tuo cenere muto. Allora, quando uno legge la poesia, che impressione avete? C'è prima una sofferenza per il fratello nell'espressione delle parole che ha scelto, o c'è prima un'attenzione su di sé? Su di sé. Ma sapete un po', la primo focus di Foscolo è su di sé, sul proprio dolore. Se noi andiamo a prendere le 12 sonetti che Foscolo ha scritto, le poesie hanno 12 sonetti e 2 odi. Ragazzi, quasi tutti sono incentrati il proprio ritratto bis, a se stesso, di se stesso alla mappa. Sono tutte poesie legate a Foscolo. Uno scopre che Foscolo era molto concentrato su di sé, più che concentrato sull'altro. Possiamo chiamarlo, senza offendere, egocentrismo. Cioè, la sua attenzione, sempre la realtà lo porta, invece di guardare l'altro, lo porta a guardare il proprio dolore. La madre, o sol, suo di tardo traendo. Vedete che la musica della poesia ci fa vedere lui che la madre che cammina e si trascina la sua vecchiaia. E traendo, quando usate il gerundio sappiate anche di te, quando usate il gerundio, appesantisce. La madre è pesante. La madre, o sol, suo di tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto. Vedete, parla di me, sempre di Foscolo. E qui abbiamo cenere muto, sempre Catullo. Ma io, delusa voi, le palme tendo. Questo è Orfeo che dice. Io me ne sto lontano, Foscolo sta dicendo, io non verrò da te. Io starò lontano e protenderò le mani da lontano verso di te. E se da lunge mi tendi il saluto, ragazzi, qua se uno va a studiare i testi di Foscolo scopre che c'è sia e se da lunge mi tendi il saluto e sol da lunge mi tendi il saluto. E se saluto i miei tetti, la mia casa da lontano, sento gli avversi lumi. Il poeta cosa dice? Che sente tutto contro di sé. Tutto il destino mi va tutto storto. Sento gli avversi lumi. Lume nella volontà degli dèi. Ho il cielo contro di me. Sta dicendo mi va tutto storto. Il cielo è contro di me. Non posso più tornare a casa. E sento anche le segrete cure. Anch'io sento le preoccupazioni nascoste che arriva il tuo furto tempesta. Quelle preoccupazioni che ti hanno portato al suicidio le sento anch'io dentro di me. Foscolo, invece di parlare del fratello, dice anch'io sento la stessa angoscia che potrebbe portarmi a questo gesto. E prego anch'io nel tuo porto quiete. Anch'io chiedo una tranquillità nel porto della morte. Sta continuamente parlando di sé. Questo di tanta speme oggi mi resta. Oggi ho soltanto questa preoccupazione. Strani recenti, vuol dire o voi popoli dove io morirò, perché Foscolo ha la percezione che non morirà a casa. L'ossa mia rendete allora il petto della madre mesta. Voi popolo dove io morirò, restituite il mio corpo. Ragazzi, scrive che è 1801 e Foscolo dice morirò fuori dalla mia patria, mi raccomando restituite il mio corpo. Questa è quasi una profezia, una percezione. Foscolo è come il presago di quello che gli accadrà e chiede che il proprio corpo possa essere restituito. Allora,
proviamo a rispondere alle domande che avete posto. Di che come e di che cosa parla Foscolo? Andiamo a rispondere alle domande che avevamo al testo. Avete capito che adesso la genesi, innanzitutto due cose abbiamo visto. L'occasione spinta, se voi scrivete c'è sempre un'occasione spinta, un motivo per cui si scrive. Qual è l'occasione spinta? La morte del fratello, suicida per del videogioco. E la genesi, come è nata la poesia? È nata dicendo vediamo che parole mi vengono, oppure ha pensato come gli altri l'hanno raccontato? La genesi è la memoria letteraria, come gli altri l'hanno raccontato. E adesso andiamo a vedere cosa lui ha scelto, perché ragazzi lui era libero di scegliere un'altra cosa importante, che componimento ha scelto, ragazzi? Un sonetto, ma era libero di scegliere un canto, di comporre una poesia di 300 versi? Certo che era libero. Secondo voi scegliere il sonetto, cosa significa scegliere un sonetto? Chi me lo dice? Alzate la mano. Voi scrivete una poesia e dite 14 versi, non più. Cosa vuol dire? È una scelta, dimmi. Può avere impatto? Può avere impatto e come devi essere? Devi essere? Sintetico. Fai un quadro, fai un quadretto. Fai un quadretto per pennellate. Poco, non puoi, non argomenti. Devi scegliere poche parole che colpiscano. Mentre se io scrivessi una canzone, quando tu scrivi, pomeriggio, domani, dopodomani, provate a dire. Ma Giovanni ha detto di provare a scrivere dei versi per capire la difficoltà. Ma lì dovete scegliere, ma come cosa sceglieresti? Pochi versi o una canzone? Quando lui ha dovuto parlare dei sepolcri, perché ce l'aveva fuori i sepolcri, dimostrare che l'edito di Saint-Cloud non era buono, porre le tombe fuori dalle cinte murarie e senza un'iscrizione non è cosa buona, ma l'ha capita discutendo con l'amico Ippolito Pindemonte, perché all'inizio per ideologia Foscolo avrebbe detto sì, va bene l'edito di Saint-Cloud, all'inizio era a favore. L'amico gli ha fatto capire che non era buono porre le tombe lontano, perché? Perché la povera anziana come fa ad andare sulla tomba del marito senza la carrozza se non sei nobile? Allora Foscolo capisce che l'edito di Saint-Cloud non va bene. Allora, quando scrive i sepolcri, gli dedica 295 versi, perché? Perché vuole argomentare, il carmi serve per argomentare. Qua lui vuole argomentare, no, vuole trovare poche parole. E in quelle poche parole giuste che cosa vuole dire? Rispondetemi voi. Vediamo le domande. Che ordine abbiamo dato alle domande prima? Qual era la prima domanda che vi è saltata in mente? Bene. Proviamo a rispondere, che rapporto ha col fratello? Si capisce dalla poesia, ha parlato del rapporto del fratello, cosa emerge da questo rapporto del fratello? Prego. Avete capito cos'è svolgere un tema? Non ci avevamo scritto già tre facciate, ma cos'è svolgere un tema? Guarda, è continuamente porsi delle... Studiare è continuamente porsi delle... Ma le domande sono le tue, non sono le mie. Allora, se tu hai delle domande, lo studio sarà personale. E se studi con un compagno, non è siamo qua assieme e ci facciamo compagnia a studiare assieme, non è studiare assieme, cari. Studiare assieme vuol dire che io ho delle domande, ma tu che domande hai su quel testo? E ci confronteremo, perché è chiaro che la analizzeremo diversamente, perché tu hai delle domande, io ne ho delle altre. E se tu non hai nessuna domanda, che cosa dici su quella poesia? È chiaro? Allora, vediamo un po' che rapporto ha col fratello, ragazzi. Prego, senza problemi, che rapporto ha col fratello? Anche chi non ha ancora parlato, che rapporto ha col fratello? Cosa dice del fratello? Cosa sappiamo del fratello? Del fratello sappiamo soltanto che è morto e che ha abbandonato il fiore dei suoi centinaia di anni. Basta, sappiamo che il fratello è giovane, è morto giovane, non sappiamo altro. Allora, e perché dice così poco sul fratello? Perché l'attenzione di Foscolo è tutta su se stessa. Questa è la questione. Allora la prima domanda ci fa capire che Foscolo non ha in mente il fratello, ma più che altro ha in mente se stesso, ha in mente la propria condizione. Se uno legge tutto Foscolo, leggete l'Ortis, vi rendete conto che parlare dell'Ortis vuol dire parlare di sé. È molto autobiografico, è molto concentrato su di sé. È chiaro? Seconda domanda, che domanda abbiamo posto al sonetto? Che sentimento ha Foscolo per la morte del fratello? Lo dice chiaramente, a chiare lettere, lo conosciamo, lo comprendiamo in altre forme. Sentiamo, dice chiaramente la sua sofferenza? Allora, dice che piange, dice che piange. Allora, senz'altro c'è sofferenza, ma
La sofferenza è molto lasciata alla memoria letteraria, alle allusioni. Scrivetelo, la sofferenza è molto lasciata all'allusione a tutti i testi che parlano del dolore. E lui dice gemendo, io piango, ma poi la sofferenza ce l'ha immaginato. Poi ancora cosa avevamo chiesto ai versi? Cosa avevamo chiesto? Che domanda avevate posto? Come si pone davanti alla morte? Foscolo è pieno di speranza? Oppure è la parola definitiva in questo sonetto? Cosa dite? In questo sonetto la morte è la parola definitiva. Tanto è vero che lui non può parlare col fratello, ma c'è solo la madre che parla con un cenere che è muto. Allora attenzione, qui ci sono due questioni. Avevo detto in questo sonetto la morte è la parola definitiva. Da cosa lo capiamo? Che il cenere è muto, il fratello non risponde, e che lui non può parlare col fratello. Ma attenzione a non pensare che sia un testo, sia la parola definitiva, perché andate a leggere altre opere di Foscolo, andate a leggere le lettere, andate a leggere l'Ortis. L'Ortis, prima di uccidersi, perché anche gli Ortis si suicida, dice: tra un po', Teresa, saremo distrutti o dal nulla o dalla incomprensibile eternità. Ortis dice: tra poco, dopo il gesto, saremo distrutti dalla incomprensibile eternità o dal nulla. Quindi non è la parola definitiva. E Ortis parla con Dio. Nelle lettere parla con Dio e dice: Dio, io adoro Teresa, come fai ad aiutarmi se io non ti adoro? Capite? Ci siamo? Allora, rapporto col destino. Per Foscolo qui non c'è la comunione col fratello, perché qui Foscolo non manifesta fede. Poi ancora, qual è la domanda che abbiamo posto? Ha dei bei ricordi. C'è traccia di ricordi in questa poesia? No, direi di no, non c'è traccia di ricordi. Poi che altre domande? Come affronterà la vita? Foscolo cosa parla della propria vita? Cosa percepisce di sé? Che anche lui ha la stessa sofferenza. E anche lui prega di approdare lo stesso porto di quiete. La morte è vista come la fatal quiete. Forse perché della fatal quiete tu sei un mago. A me si carabini in sera, la poesia la sera. Capite? La morte è vista come un porto di quiete. Va bene, è tutto chiaro. Allora abbiamo soltanto cercato di rispondere a delle domande. A questo punto si potrebbe andare avanti per capirla ancora meglio, però non forse. Se ci sono domande del testo, ditemelo. Cosa abbiamo dovuto mettere in campo per capire qualcosa di più della poesia? Le domande che io avrei. E se mi fosse morto qualcuno, io avrei parlato in questa forma. Sarei stato su di me, sulla mia sofferenza o sulla mancanza dell'altro. Capite? Ci vuole capo tutto questo. Allora, abbiamo visto come nasce una poesia. Una poesia nasce per Foscolo dal rapporto con gli altri, dal rapporto con le altre persone. Allora, adesso, questo tempo che ci rimane, c'è l'ipotesi di andare a leggere un testo, ad esempio, di storia, il Cento di Roma. Vi piace la storia? Se no c'è un testo di Seneca sulla felicità. Allora, Seneca, mi dico un po' questo testo da dove è stato fuori. Chi è che dice il quinto anno? Quinto anno. Bene, allora, avete già studiato i fatti? Bene, allora, il primo mese e mezzo, io ho tutto un triennio, il primo mese e mezzo abbiamo lavorato su Lombardi la domanda di felicità. Ragazzi, non basta chiedere a Lombardi cosa pensa della felicità. Chiediamola anche agli altri gatti. Seneca, autore di latino, ma lo si può studiare anche in filosofia, nel De Vita Beata, la felicità, si chiede qual è la strada della felicità. Allora, noi in classe abbiamo affrontato tutto il De Vita Beata, sono poco più di 20 capitoli, quindi lo si può leggere tranquillamente assieme, però ci dobbiamo essere noi. Quindi quello che voglio dire io è: a casa, dopo, assieme, bisogna proseguire con questo tipo di lavoro. È un lavoro che ci deve accompagnare quotidianamente. Allora proviamo a leggere, questo è solo il primo capitolo del De Vita Beata. Allora proviamo a capire
cosa Seneca pensa della felicità. Allora, De Vita Beata, capitolo 1. Tutti, oh fratello Gaglione, allora matita in mano, perché qua facciamo anche qua, interroghiamo il testo. Se io ho tutti, oh fratello Gaglione, ragazzi, innanzitutto sottolineiamo tutti. Questo tutti, ragazzi, indica quello che Dante dice nella lettera calcata della scala, tutti desiderano la felicità. Ragazzi, la felicità è il fine della vita umana, per tutti, anche per chi non lo sa, non è cosciente. Tutti, oh fratello Gaglione, anche qua abbiamo tantissimo, è il testo De Vita Beata, cioè la felicità, l'ha mandato al fratello, a Gaglione. Il destinato, con chi sta parlando? Col pubblico, no, sta parlando con suo fratello. Oh fratello, tutti vogliono essere felici, tutti vogliono vivere felici, ma quando poi si tratta di riconoscere cos'è che rende felice la vita, ecco che ti vanno a tentoni, cioè sono più. Allora, pensate nello schema, cosa mettiamo? Che tutti vogliono la felicità, ma qual è il paradosso? Che tutti sono più. È incredibile, cioè una riga, questo potrebbe essere un tema. Siamo tutti al buio sulla questione della felicità, eppure la vogliono tutti. Guardate come Seneca parte in media stress, proprio subito rompe con la questione centrale. Vogliamo tutti la felicità, ma non sappiamo come si fa. Non sappiamo come si faccia a raggiungerla. A tal punto è così poco facile nella vita raggiungere la felicità. Ha aggiunto un altro concetto. È facile? Poco. Difficilissimo raggiungerla. Che uno, quanto più affannosamente la cerca, tanto più se ne allontana. Per poco che esca di strada. Ragazzi, tanto più tu sei affannato, anche con lo studio, tanto più tu ti affanni, tanto magari meno studi, nel senso vero. Tanto più cerchi la felicità, tanto più rischi di sbagliare strada. Sentite che se poi si va in senso opposto, allora più si corre veloci e più si aumenta la distanza. Bellissimo. E ragazzi, è sabato sera. Vogliamo la felicità, certo. La strada l'abbiamo già trovata, ma non è detto. Tanto più tu corri veloce e stai andando magari nella direzione sbagliata, potrebbe essere che ti allontani, dice Seneca. Allora, per la questione della felicità, attenzione a correre veloce. Attenzione, perché devi prima chiederti la strada è quella giusta. È il tema di oggi sullo studio. Sei sicuro che la strada è giusta? Io dico sempre, ma lo dico per me, mai pensare di sapere. Lo strappo di oggi è che io penso che, ma è ovvio, ma siete grandi, io penso che tutti sappiano come si studia. Lo strappo di oggi è mettersi in discussione e dire: ho sempre da camminare sulla felicità, ma io so già, ho già. Seneca dice al fratello: guarda che più corri e più se hai sbagliato strada ti allontani. Impressionante, se hai sbagliato strada e corri veloce ti allontani dalla meta. Quattro righe sarebbero motivo di discussione per ore. Bisogna correre per andare verso la felicità? No, Seneca ti dice: no, aspetta, prima di correre ti devi chiedere delle cose. È come dire, prima di affannarti a leggere le pagine di studio, prima ti devi chiedere delle cose, qual è la strada, il metodo, qual è la strada. Qua ti dice: prima di correre per la felicità, chiediti che se poi si va in senso opposto, più corri veloce più ti allontani. Perciò dobbiamo prima chiederci che cosa desideriamo, che bello. Allora, fermati, Seneca dice al fratello, dice a noi, chiediti, prima domanda, che cosa vuoi nella vita? Che cosa vuoi nella vita? Anche sullo studio dobbiamo chiederci quello, perché se nello studio, io lo dico sempre, ti scrivi a persone che si scrivono a lettera, fisica, questo e quell'altro, ma tu che cosa vuoi? Portare a casa solo pezzi di carta? Vai con solo quello? Fai un liceo, un'altra scuola superiore, per che cosa? Per portare un pezzo, a casa un pezzo di carta? Sì, è un desiderio. È un desiderio, però hai abbassato il tiro parecchio. Se tu ti aspetti domani, mercoledì, di portare a casa un 7 o un 8, ma fai bene. Però se ti aspetti solo quello, hai abbassato il tiro parecchio. Ci siamo? Allora, a tema c'è questo. Non c'è il fatto che tu non devi mercoledì, giovedì portare a casa l'integrazione.
Cioè il fatto che se vuoi portarla a casa, cioè questa è la verifica che uno deve fare. Se uno capisce il senso, l'interrogazione la porta a casa 10 volte meglio. Allora, e lo stesso vale per la felicità, per la vita. Dobbiamo, prima domanda che ti devi porre, che cosa vuoi nella vita? Che cosa vuoi questo pomeriggio? Che cosa vogliamo dal sabato sera? Che cosa desideriamo? Guardate che la domanda di maggiore strappo. Io ho dato un tema ad una classe sulla una frase di Antoine de Saint-Exupéry che diceva che nella vita non devi imparare a tagliare i remi e a tagliare il legname. Tu nella vita non devi imparare a fare schemi in maniera automatica. Ma diceva Antoine de Saint-Exupéry della Cittadella, devi insinuare il desiderio del veramento. Il desiderio, dato questo tema. Pensate, questo tema è stato ultra gettonato, perché? Perché un ragazzo vuole chiedersi che cosa desidero davvero, però magari non se l'è mai profondamente chiesto. E la cosa sorprendente è che una madre a colloquio l'altro giorno mi ha detto: ma questo tema lo sono posto io. Tutta una serie di questioni, cioè, lo sono posto io, serve a me questo tema. Ma perché non serve a un ragazzo di 18 anni? Che cosa desideriamo? Ce lo dobbiamo chiedere tutti i giorni al mattino. Ce lo dobbiamo chiedere domani mattina, questo pomeriggio quando inizieremo a studiare, ci dobbiamo chiedere quando siamo a tavola con gli amici che cosa desideri. Allora, prima cosa, chiediti che cosa desideri. Poi considerare per quale strada possa pervenirvi nel tempo più breve. Cosa desideri? Come si fa? La strada. La strada della felicità sta chiedendo, se tu corri ma non sai la strada, vai lontano, fuori pista. Allora, prima domanda, cosa desideri poi? Come si fa? Qual è il metodo? Il tema, qual è il metodo della felicità? E renderci conto durante il cammino, sempre che sia quello giusto, di quanto ogni giorno ne abbiamo compiuto. Cos'è, come si chiama? Con un termine, rendersi conto di quanto cammino abbiamo compiuto? Si chiama? Cosa? Verifica, possiamo chiamarla verifica. Allora, primo punto, domanda. Domanda di cosa vuoi, desiderio che hai. Seconda questione, qual è la strada? Terza questione, ma fai la verifica. E come faccio a fare la verifica se la strada della felicità è quella giusta? Chi me lo dice? Quale potrebbe essere la strada, la verifica se la strada è giusta? Secondo voi, come si fa a fare la verifica? Lo chiedo a mamma, a papà o lo chiedo a me stesso? E a te stesso cosa ti chiedi? Se sono felice. Oh, è semplice, però magari non lo facciamo. La Madre Teresa di Calcutta, la profonda lentezza del cuore è la bussola dell'umano agire. Vuoi scegliere? Chiediti, hai una profonda lentezza del cuore, sei felice. D'accordo? La verifica la si fa come? Con me protagonista, perché sono io in ballo, lo chiedo a me stesso. Una volta una studentessa, ho già raccontato forse un altro incontro, era già diplomata, stava frequentando l'economia e commercio, era fidanzata con un ragazzo, eccetera, eccetera. Mi dice, i miei dicono questo, gli amici dicono questo, cosa dice lei? E tu cosa dici? Sei contenta? Sei contenta? Prova a guardare il tuo cuore. Quella è l'esperienza della corrispondenza. È chiaro? Se capisci, se una cosa va bene, ti corrisponde, ti conviene, sei felice. Devi fare la verifica sempre nella vita. C'è l'immagine bellissima che corrisponde alla vostra età. Lo zaino che avevate sullo spalle e che è stato riempito dai genitori, dai professori, dagli educatori, dovete metterlo davanti alle spalle, guardare cosa c'è dentro e dire, non scarto tutto, tengo tutto, ma provare a guardare quello che c'è dentro e dire, faccio la verifica, questo lo tengo. Invece normalmente a 16 anni uno, per desiderio di essere il protagonista, cosa fa? Scatta tutto, si fa la verifica. Seneca dice, fai la verifica se va bene o no. Quindi verifichiamo di quanto ci stiamo sempre più avvicinando a ciò verso cui il nostro naturale istinto ci spinge. Naturale istinto chiede la felicità. Quanto ci siamo avvicinati? Quindi tre domande vi ricordo: il desiderio, la strada e la verifica. Finché vaghiamo a caso, senza seguire una guida, posto una quarta questione. Non è una questione a caso, ma ci vuole un maestro, una guida.
ma solo lo strepito e il clamore di scorte. Ragazzi, di solito si segue la massa, il clamore di scorte. Volete una verifica? In classe vi dico subito. Facciamoci una forma. Chi lo fa? Tutti si guardano in giro, alzano le mani, dicono no, non voglio questo lavoro qua, ci siamo tutti. Alla fine settimana venite a dirmi io ci sono. L'esserci è sei tu protagonista, vuol dire decidere, scegliere. Non perché tutti fanno cineforma, lo fai anche tu. Allora, senza seguire una guida ma solo lo strepito e il clamore di scorte di chi ci chiama da tutte le parti, la nostra vita si consumerà in un continuo andirivieni e sarà breve, anche se noi ci daremo giorno e notte da fare con le migliori intenzioni. Qual è il rischio? Quali sono le due ipotesi? Seguire qualcuno o seguire il clamore, seguire la massa? Si stabilisca, come facciamo? Si stabilisca dunque dove vogliamo arrivare e per quale strada. Non senza una guida, qui sia noto il cammino che abbiamo intrapreso. Vuoi imparare a suonare pianoforte? Ma fidati a uno. Vuoi capire qualcosa di più sulla felicità? Fidati a qualcuno, come diceva Platone e Fedone, che ti sembra che quella strada la stia perseguendo. Perché qui non si tratta delle solite circostanze in cui si va incontro in tutti gli altri viaggi. In quelli, per non sbagliare, basta seguire la strada o chiedere alla gente del luogo. Cioè, normalmente, per le altre questioni, si chiede alla gente del luogo. Qui invece sono proprio le strade più frequentate e più conosciute a trarre maggiormente in inganno. Allora, ragazzi, Seneca dice, attenzione, la felicità è diversa da tutte le altre questioni. Nelle altre questioni cosa fai? Segui dove vanno tutti. Qui invece, sulla questione della felicità, è una questione un po' diversa. Quindi nello schema uno metterebbe la questione della felicità versus diverso da tutte le altre questioni. Nella questione della felicità è importante seguire la guida. Mentre nelle altre questioni, di solito come ci comportiamo? Beh, se tutti mangiano un certo cibo ed è commestibile, vuol dire che è commestibile. D'accordo? No, nella felicità non è così. Ci siamo. Da nulla, quindi, bisogna guardarsi meglio che da seguire come fanno le pecore. Ragazzi, c'è una similitudine, le pecore e il gregge. Il gregge che ci cammina davanti, dirigendoci non dove si deve andare, ma dove tutti vanno. No, nella felicità non andare dove vanno tutti. E niente ci tira addosso i mali peggiori, come andare dietro alle chiacchiere, ma non seguire il gregge, ma non seguire neanche le chiacchiere. Convinti che le cose accettate per generare consenso siano le migliori. E che dal momento che gli esempi che abbiamo sono molti, sia meglio vivere non secondo ragione, ma per imitazione. Sulla felicità, non seguire le chiacchiere e non seguire le leggi. Di qui tutta questa caterva di uomini che crollano gli uni sugli altri. Secondo me, che immagine c'è qua? Che immagine veramente Seneca? Quando ci sono grandi processioni, pensate a pellegrinaggi, grandi calche, e le persone più siamo, più calpestano. Come è stato l'altro giorno, no? A Seul. In tanti la carca finisce calpestato. L'immagine, immaginatevi nell'antichità quante volte se c'erano grandi riunioni. Roma aveva 1 milione di abitanti. Immaginatevi quante persone morivano per le calche ai grandi avvenimenti. Diceva, stai attento alle grandi affollamenti. Quello che accade in una gran folla di persone, quando la gente si schiaccia a vicenda, nessuno cade infatti senza trascinare con sé qualche altro, e i primi provocano la caduta di quelli che stanno dietro. Se cade la calca, schiaccia anche gli altri. Capita nella vita. Nessuno sbaglia solo per sé, ma è la causa e l'origine degli errori degli altri. Infatti è uno sbaglio attaccarsi a quelli che precedono, e poiché nessuno preferisce credere piuttosto che giudicare, mai si esprime un giudizio sulla vita, ma ci si limita a credere. Così l'errore passato di mano in mano ci travolge e ci fa precipitare. Qual è l'errore che capita? Tutti credono, ma cos'è che manca? Il tuo giudizio, la tua verifica. Cade uno, cadono tutti. Ragazzi, avete mai visto i grandi affollamenti? Come quando c'era stata la Champions in piazza, quanti ne sono morti? In quante situazioni accade questo? Se ne capisce, attenzione, tu ci sei una persona quando sei nel gruppo, quando sei nella massa? Non dimenticare la tua persona, non dimenticare la tua domanda, la tua coscienza. Se cade uno, se lo cadono tutti. Gli esempi a cui sono quelli che ci rovinano. Noi invece staremo ben appena ci staccheremo dalla folla.
Ora in verità il popolo contro la ragione si fa difensore del proprio male. E succede come nei comizi quando, mutato che sia il volubile a favore popolare, a meravigliarsi dell'elezione dei pretori sono proprio quelli che li hanno eletti. Approviamo e nello stesso tempo disapproviamo le medesime cose. Perché? Quando hai fatto un'elezione popolare, hai eletto qualcuno ma non c'eri tu. Hai scelto, hai eletto quello che hanno scelto tutti. Cosa chiede Seneca di mettere in campo? Pensate solo al primo capitolo e quante questioni sono emerse. Cosa chiede di mettere in campo per iniziare questo cammino sulla felicità? Cosa dobbiamo mettere in campo? Noi stessi, la nostra ragione, il nostro pensiero, il nostro giudizio. E allora puoi iniziare il cammino. Di solito che cosa fai? Lo fanno tutti, ci vado dietro, sarà cosa buona. Vai dietro non come folla, ma come persona, perché altrimenti non ci sei tu. Allora, chiudo questo piccolo percorso, perché ripeto, su 21 capitoli, e su questo percorso si potrebbe stare ora su un solo capitolo. Cosa abbiamo messo in campo? Le domande. Qual è la domanda principale? Cosa desideri? Qual è la strada? Cosa desideri? Qual è la strada? E come si fa? E questo primo capitolo ci ha detto tanto. Ma tanto lo mettiamo dentro noi. Tutto il di più lo mettiamo dentro noi, con la nostra esperienza, con le nostre domande e con la nostra sete di risposta. Capite? Allora, come promesso, mi fermo qua per lasciare lo spazio alle domande, ma che siano molto concrete. Io dico sempre a Don Gabriele, non mi piace parlare senza sapere le domande che avete bisogno di avere. Quindi vorrei partire proprio dai bisogni e dalle fatiche quotidiane.